Due anni fa ci sono un accordo di programma, è stato soldato a Trieste e adesso accade qualche cosa dopo la chiusura. Accade un inizio oggi credo che bisogna festeggiare non tanto l'abbattimento di un qualcosa che c'era, ma una nuova fase, una liberazione di un'area che diventa produttiva per il porto e aumenta la centralità del porto di Trieste in Europa. L'accordo di programma è stato un esempio virtuoso di partenariato tra pubblico e privato, imprese private che investono e lo Stato che accompagna gli investimenti delle imprese private. Un accordo complicato, complesso, abbiamo messo un anno per arrivare alla sottoscrizione, da settembre-ottobre 2019 a fine 2020. Perché complessa era l'operazione, lo spostamento delle aree, il cambio di proprietà delle aree, la realizzazione di nuovi impianti a freddo da parte dell'imprenditore e ovviamente la liberazione di ciò che sarà una nuova piattaforma logistica per il nostro porto. Quindi una grande possibilità di sviluppo di impresa, di sviluppo di economia per questo porto che già oggi è al centro d'Europa e che diventa ancora più importante a livello non soltanto nazionale ma a livello europeo. Quanti anni prevede che occorreranno per trasformare l'area e come si immagina Trieste? Ma io mi immagino i tempi dipenderanno da una serie di condizioni, chiaro che oggi le opere da realizzare hanno anche un costo maggiore, quindi probabilmente avranno forse lo sviluppo temporale un po' più lungo del previsto, ma quello che è fondamentale è che mi immagino Trieste come snodo non soltanto logistico ma come attrattore di investimenti di impresa. Trieste sta perdendo alcune aziende storiche, vediamo quello che sta succedendo in Varzina contro questa operazione di delocalizzazione, dobbiamo assolutamente opporci, non possiamo non essere attrattivi anche per l'industria, per un'industria ovviamente che abbia un modello di sviluppo diverso dal passato, senza impatto ambientale, con nuove capacità di impresa, e mi immagino Trieste rilanciata sotto tanti aspetti, dal punto di vista turistico, dal punto di vista appunto dell'attrazione degli investimenti, dal punto di vista dell'offerta universitaria e scientifica che è già ai primi livelli, quindi una città aperta, una città di confine, che è il sud del nord, il nord del sud, l'est dell'ovest e l'ovest dell'est, una città centrale per l'Europa. Grazie. Grazie.